Cariquadisti, buongiorno ed eccoci dal vostro magico e mitico Il Fero, un nuovo video articolo tecnico. Can-Am Outlander 1000 G2 BRP, top del top, veramente un bel mezzo, guardarlo esteticamente. Ogni tanto però ci sono delle cose che a noi non piace. Vabbè, a parte marmitta, marmitta di questo mezzo da quasi 20.000 euro. È la maschera che copre questa fantastica marmitta, che viene data come completamente interamente in acciaio inox, quindi dovrebbe durare molto più del mezzo. All'antica, come mi hanno insegnato i vecchi preparatori. Quando avevo 12 anni, 14 anni, iniziai a correre, mi hanno detto: guarda, te fai sempre le prove empiriche. Quindi andiamo, acciaio inox, bel calamitone, guarda che bell'inox, che stile ferrace. Uno dice: vabbè, cavolicchio, ma di ferraccio avrà solo le paratie esterne, no? No, questi sono i due viti. Tinte, tinte, guarda qui, anche questa è di inox, ma è proprio ferraccio. Ovviamente sapete benissimo che il ferro sulla marmitta non funziona molto bene. E quindi vediamo al corpo terminale, no? Dovrebbe essere in inox. Si dice: vabbè, dai, hanno sbagliato sulle paratie, ferraccio. Bene, andiamo a vedere il corpo marmitta. Arrivo, 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 toc, oh figa, toc, vanno a setac, tensione, guarda qui, guarda qui, hop, adesso non si muove perché la calamita è piccola e il terminale pesa l'ira di Dio, però, tac. Hop, tac, hop, hop, signori, quindi siamo nella posizione di poter dire che o siamo davanti a un prodigio della scienza, cioè i canadesi hanno scoperto un acciaio inox che attacca come ferro e arrugginisce come ferro, quindi tanto protezza non sembrerebbe. Oppure questa marmitta, signori miei, tanto venduta come inox dalla casa madre Can-Am, con l'inox non ha proprio nulla a che fare. Signori, dalla squadra corsequaddisti.it, dal vostro Fiero, test tecnico terminale Can-Am Outlander 1000 in inox. Ve lo faccio rivedere. Va l'inox, calamitina, eh? Calamitina proprio sciocchezzissima. Tutto così. Vabbè, questo non riesco a farlo girare. Attacca anche qua, adesso ragazzi, la calamita è piccola. Sentite la calamita, che peste. Signori, a voi le vostre giuste deduzioni per l'inox canadese. Fantastico. Del Fero, veri bastard inside. Un saluto.